Da oggi il plesso della scuola dell'infanzia di Via Palorsi a Gela porta il nome di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986. È stata la prima donna ad essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Nel 2001 è stata nominata senatrice a vita per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale. Ci ha lasciato il 30 dicembre del 2012. Oggi alla cerimonia di intitolazione era presente la nipote Piera Levi Montalcini, presidente della fondazione dedicata proprio alla zia. Per me ha un enorme significato il fatto che tutta l'Italia ricordi così con affetto zia Rita, e il mio lavoro in questo momento è quello di cercare di collegare tutte le città e tutte le scuole che portano il suo nome in un unico gruppo, in un'unica rete, in modo che questa memoria che gli italiani hanno di lei venga poi trasmessa ai figli e ai nipoti. Il dirigente scolastico Crizia Nobile. Il grande valore che questa scuola vuole dare a Rita Levi Montalcini, per cui la scelta nella propria intitolazione, è legato al fatto, all'importanza della lotta che Rita Levi Montalcini ha fatto per aiutare i più bisognosi, per aiutare chi non aveva istruzione. E siccome lei pensava che l'istruzione era la salvaguardia delle persone, in quanto la povertà, l'indigenza si può combattere, diceva Rita Montalcini, non solo con i soldi. Tra i presenti il procuratore capo della Repubblica Lucia Lotti. Questa è una realtà che vale, come ebbe modo di dirmi proprio Rita Levi Montalcini quando ho avuto la fortuna di incontrarla in un'occasione. Mi disse che venire a Gela era un'ottima scelta e lei mi dimostrò di aver capito perfettamente la complessità, la difficoltà, ma anche la straordinaria opportunità che aveva questo luogo. L'assessore comunale all'istruzione Licia Abela. Ancora una volta diciamo, c'è l'attenzione nei confronti della città, nei confronti di, diciamo, delle persone che hanno simboleggiato in maniera forte, hanno dato un'identità forte a quella che è l'identità appunto italiana. E quindi con molto piacere abbiamo accolto l'invito della dirigente ad essere presenti, perché si possa crescere sin da piccoli con degli esempi valorosi e grandi come quello appunto di Rita Levi Montalcini.